Oggi diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio a due esponenti della cooperativa Olinda di Medole. Con noi la vicepresidente Cristina Rossi, bentornata. Sì, buongiorno. E Silvia De Giorgi, che è responsabile, insomma, più volte abbiamo... strutture di accoglienza della provincia di Mantova. Esatto. Benvenuta, bentornata anche a Silvia De Giorgi. Grazie. Allora, invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Se ci volete telefonare, fatelo 0376 63 17 09. L'indirizzo mail è diretta@temporadio.it, e poi vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, dunque, facciamo il punto della situazione, magari una brevissima presentazione. Nuovo anno, buon anno a voi ovviamente, come anche a tutti. Un riassuntino di quello che è la cooperativa Olinda di Medole, che non è facile perché fa tante perché cose, tante, esatto, e poi però facciamo il punto della situazione anche. Sì, allora intanto buon anno a tutti. La cooperativa Olinda è una cooperativa che è radicata nel territorio ormai da anni. Siamo nati come diciamo dedicati ai servizi educativi, per lo più per minori, e questo è un po' il volano che poi ci ha portato a sviluppare sempre di più tutti i vari aspetti, quindi da quello della formazione. Siamo ente accreditato per la formazione in Regione Lombardia e abbiamo l'accreditamento presso il MIUR, che è appunto il Ministero dell'Istruzione, per organizzazione di corsi di formazione, soprattutto per docenti o educatori. Poi ci siamo imbattute in diversi servizi, inizialmente sempre di tipo scolastico e poi sempre più specializzati di integrazione, intercultura, legati alla mediazione linguistico-culturale, fino a poi qualche anno fa intraprendere l'avventura prima dello SPRAR, che è la seconda accoglienza, quindi quando le persone hanno già ottenuto un riconoscimento e quindi non sono più nel periodo, diciamo, di richiesta di asilo piuttosto che di protezione internazionale, e poi in seguito, con l'ondata appunto delle nuove migrazioni, ci siamo impegnati nei progetti di accoglienza veri e propri, anche qui inizialmente per adulti, poi dedicati alle donne, alle famiglie e infine ai minori, che è un po', insomma, il nostro fiore all'occhiello. Qua adesso, senza voler sollevare polemiche ovviamente, possiamo spiegare un attimo, perché c'è una grossa confusione, a parte che credo che una parte della popolazione creda che la parola clandestino significhi delinquente e non sans papier, come dicono più opportunamente i francesi, cioè senza carta, tanto per intenderci, magari senza documenti, cose di questo tipo, punto. Uno magari è un santo, però è clandestino. Al tempo stesso anche quali situazioni vi trovate di fronte? Perché anche, per esempio, molti dicono, ma buona parte dei profughi, ci sono alcuni giornali di oggi proprio che titolano buona parte dei profughi non merita lo status di rifugiato sociale perché non scappa da guerre, ma magari uno scappa dalla morte per fame, magari, o dalle, per malattie. Dalle violenze domestiche, per o violenze domestiche, assolutamente, esatto. Ecco, sì. Quali situazioni? Diciamo che innanzitutto dobbiamo considerare questo fenomeno, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, anche di persone molto più autorevoli di me, come il nuovo fenomeno migratorio. È un cambiamento della tipologia migratoria. Una volta, insomma, gli stessi italiani prendevano sulla valigia di carta e si imbarcavano, anche magari facendo i mozzi in nave per pagarsi il viaggio, e arrivavano anche in maniera clandestina direttamente nelle mete appunto dove avrebbero sognato un nuovo futuro. Ecco, le persone che incontriamo hanno proprio questo come denominatore comune, quello di sognare un futuro che da dove provengono non hanno, per varie ragioni, perché i paesi appunto sono in guerra, o perché non sono in guerra ma in realtà sono in guerra, solo che non ce lo diciamo, non lo possiamo dire, oppure non è una zona la loro di provenienza che interessa all'Europa o comunque al mondo economico, piuttosto che perché inizialmente sono partiti per lo più uomini, giovani, in forza lavoro. Poi è cambiato anche questo fenomeno, sono arrivate donne, sono arrivate donne incinta, sono arrivate famiglie, sono arrivati minori da soli, non accompagnati, quindi è uno scappare da qualcosa che in qualche modo gli impedisce sicuramente una prospettiva di vita.
non è che cercano l'oro, stanno cercando un'occasione di vita, ecco. Beh, di positivo secondo me c'è anche che questo nuovo metodo di regolarizzare gli ingressi, perché l'unica maniera che hanno queste persone di entrare come non clandestini, almeno per il periodo durante il quale viene esaminata la loro richiesta, è fare domanda di asilo. Cioè è l'unico modo, a meno che non si entri già provvisti di un visto d'ingresso per lavoro, che forse è la cosa più preoccupante perché nasconde altri interessi. Beh, secondo me una delle cose positive è proprio che moltissimi ingressi di minori non accompagnati, specialmente, sono monitorati in questo modo. Perché prima si disperdevano completamente nei meandri di una migrazione non controllata, per esempio. Ecco, io un po' da, insomma, io ho studiato politica estera, quindi un pochino, ecco, le valuto queste ripercussioni. È una delle cose più, insomma, più proficue di questo sistema. E l'altra cosa è che ieri sentivo un intervento della Littizzetto, un pochino qualunquista, però mi ha fatto pensare tanto, perché noi siamo un mondo libero dal punto di vista della circolazione delle merci, dei capitali, però le persone ancora non sono libere di spostarsi. E questa è una cosa molto indicativa dell'epoca in cui viviamo e delle barriere che tiriamo su, dei muri che stiamo costruendo. Altro che fine delle ideologie, c'è una nuova ideologia adesso, molto più preoccupante. Quindi il nostro lavoro è anche un pochino improntato sul monitoraggio di questo fenomeno. E, pian piano, secondo me, cambierà anche il sistema, cambierà anche l'importanza che le cooperative o gli operatori del settore possono avere proprio in termini di apporto, anche di ricerca, perché secondo me siamo gli unici interlocutori in questo momento più prossimi al fenomeno e quindi più credibili, tra virgolette, ecco. Che hanno la possibilità anche Sì, di di monitorare, essere. di Sì. riportare, di dare un riscontro anche alle istituzioni che devono Sì. anche decidere della vita di queste persone. Anche perché avevo letto un articolo su Internazionale che appunto metteva l'accento sul fatto che in realtà le persone che si vedono forse riconosciute lo status lo vedono riconosciuto anche per come scrivono la storia, non perché è più vera, magari è solo più credibile, costruita meglio. E invece persone che davvero avrebbero bisogno di una protezione anche solo di carattere umanitario non ce l'hanno, un po' per la mole degli arrivi, un po' per la mole del lavoro delle commissioni e degli Un po' istituti perché magari la dell'Italia, loro anche fragilità è maggiore intellettuale, perché non sì. riescono a Sì. mettere su una buona storia, insomma. Perché ricordiamoci che il primo passaggio che la commissione, l'unico diciamo mezzo che la commissione ha di valutare, di accogliere una richiesta di asilo oppure no, è quella in qualche modo di incrociare i dati della storia di provenienza, del paese di provenienza con documentati, quindi in qualche modo un richiedente arriva, fa richiesta, deve cominciare a costruire la propria storia che è fatta di spostamenti documentati, quindi effettivamente certificare in qualche modo chi è, da dove viene, come è arrivato fino qui e la motivazione per cui ha intrapreso questo viaggio e quindi la propria storia. Deve costruirla e deve presentarla alla commissione per far capire appunto alla commissione quanto è importante che lui ottenga un'accoglienza vera nel nostro paese, ma diciamo in Europa, ecco. Certo. Poi ci torniamo magari su questo discorso dei migranti, possiamo anche comunque parlare poi anche della scuola, visto che avete iniziato proprio con questo perché è ripreso l'anno scolastico, cioè è ripreso l'anno scolastico, sì vabbè, con Sì. l'interruzione natalizia Sì, è obiettivamente. ripreso l'anno scolastico, noi stiamo riprendendo tutti i vari progetti, sia legati ai progetti scolastici di per sé che i progetti specialistici all'interno delle scuole. Cominceremo a breve la nostra, ormai dico tradizionale, esperienza e collaborazione con il Comune di Medole e la Biblioteca di Medole, il Comprensivo 1, che consiste nella progettualità legata all'animazione alla lettura, un bel progetto di promozione alla lettura che abbraccia tutti gli anni sempre più classi, quindi in realtà quest'anno incontreremo da tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alle scuole medie per un appuntamento appunto in biblioteca di promozione alla lettura, appuntamenti che nel passato hanno anche dato degli ottimi risultati anche dal punto di vista appunto
dell'efficacia, e quindi bambini o ragazzini che normalmente non si avvicinerebbero alla lettura sono più invogliati, sono più felici anche di portarsi a casa un libro da sfogliare, da leggere. E invece, in coincidenza della giornata della memoria, nella settimana uno spettacolo teatrale per gli ultimi anni della scuola primaria, sempre di animazione teatrale a tema appunto riguardante la Shoah, e in particolare lo spettacolo di quest'anno riguarderà proprio il rapporto relativo alla scuola e al come i bambini hanno vissuto, insomma, chiaramente in uno spaccato, quel periodo e quella pagina di storia così significativa per noi. Un tema bello leggero, sì, proprio, e poi da rendere in animazione teatrale vi posso assicurare anche di più, però insomma ormai è una sfida che è da qualche anno che stiamo portando avanti, e vediamo tra l'altro che viene accolta in maniera positiva non solo dagli insegnanti, però sì. Vedere questi bambini, queste classi intere seduti a teatro, incollati per un'ora e un quarto in un silenzio assoluto, con chiaramente la rappresentazione ha dei momenti anche tragicomici, quindi con la giusta misura che non attribuiresti neanche ad un pubblico adulto, è veramente una grande soddisfazione. Certamente. Insomma, su questo devo anche ringraziare il Teatro della Favela, che è la compagnia teatrale che tutti gli anni ci dà una mano, anzi si prende carico anche di questo piccolo progetto, però bello ambizioso, ecco. Benissimo, fermiamoci un attimino con Cristina Rossi e Silvia De Giorgi della cooperativa Olinda di Medole. Ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo subito. Stiamo dialogando con Cristina Rossi e Silvia De Giorgi della cooperativa Olinda di Medole. Poi daremo anche le coordinate proprio della cooperativa Olinda, quindi indirizzo, numero di telefono, anche perché tra l'altro la sede, che ha sempre lo stesso indirizzo, però è migliorata. Ci siamo allargati e ridistribuiti un pochino a livello di uffici, quindi abbiamo riorganizzato gli spazi, e a proposito di questo adesso abbiamo anche più spazi a disposizione anche per servizi appunto per l'esterno, come una stanza dedicata a progetti in piccolo gruppo o individuali legati appunto ai minori, in appoggio allo sportello psicologico di osservazione e valutazione, insomma, anche di alcune situazioni o di riabilitazione in alcuni casi. Abbiamo l'aula per la formazione, è sempre più funzionale. Abbiamo poi uno spazio, un po' uno showroom, chiamiamolo così, che è l'allestimento anche dei prodotti, così per prendere visione, visto che è un altro progetto che è appena nato, che sta nascendo e si sta rinforzando sempre di più, è quello legato al laboratorio di sartoria sociale, un progetto legato appunto all'idea di dare occasioni lavorative diverse a chi magari non avrebbe così troppe chance nel mondo del lavoro. Attualmente è composto da ragazzi e ragazze, anzi per lo più i sarti finora sono al maschile che al femminile, è molto colorato in tutti i sensi come progetto, nel senso che oltre a comprendere persone provenienti sia locali che diciamo provenienti da ogni dove, utilizza e abbina anche stoffe tradizionali a stoffe africane, oppure molto comunque colorate, magari più vicine ad una cultura appunto orientale piuttosto che appunto africana, rendendo comunque sul mercato, chiamiamolo così, dei prodotti proprio originali. Ecco, poi l'idea sarebbe quella di allargare sempre di più questo laboratorio, di trovare poi degli spazi anche espositivi o di vendita, e a brevissimo invece aprirà il negozio online dove sarà possibile anche commissionare prodotti su misura, oltre che riparazioni, eccetera eccetera, insomma. Per cui giustamente proprio sempre maggiori sempre più frontiere, insomma, sì, sempre più sfide. Una progettualità aperta a tutti, tant'è che vorremmo a brevissimo iniziare con un corso di cucito a cui invitiamo tutti gli interessati, insomma,
a candidarsi. È un corso di cucito molto pratico che darà la possibilità, appunto, oltre di intervenire su piccole riparazioni, anche magari di giocare un po' con quello che viene detto refashion, quindi con la trasformazione anche di capi e di tessuti in oggetti accessori piuttosto che rivisitazione di capi stessi. Anche perché, tra l'altro, io non sono di quelli che citano Germania ad esempio, però mi diceva comunque recentemente una signora tedesca: noi guardiamo sempre a Germania che è comunque il motore, la locomotiva d'Europa, eccetera eccetera, ma comunque per esempio in Germania sanno ancora cucire, sanno fare il feltro, conoscono tante cose che noi non sappiamo più. Cioè, noi tornassimo, avessimo un blackout in Italia, saremmo fregati, non sappiamo più fare tantissime cose. È uno dei lavori di artigianato che abbiamo abbandonato. Io lo leggo anche, però questa è una mia riflessione personale, anche alla mancanza di fantasia che non coltiviamo più anche nei bambini stessi. Esatto. Quindi la capacità anche a volte di reinventare le cose o di trovare delle soluzioni alternative a quello che è invece l'ordinario, l'ovvio. Ecco. Certo. Dunque, prego un ascoltatore che ha scritto un messaggio che termina con "pagano gli altri" di rimandare la prima parte, perché non è arrivato solo questo, "pagano gli altri", quindi non so, insomma, che cosa possa essere. Per quanto riguarda i migranti, ci sono diversi messaggi. Uno dice: voi siete brave, però la cronaca insegna di migranti che poi sfasciano tutto quanto. La cronaca recente di contestazioni. Non è il vostro caso, No, allora le contestazioni si inseriscono un po' in un vuoto legislativo, innanzitutto, che poi spesso ci viene demandato di gestire. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché noi non abbiamo, diciamo, propriamente l'autorità dell'utilizzo, per esempio, della forza o della coercizione per convincere persone adulte della bontà di una legislazione che comunque dal loro punto di vista li costringe a restare in un limbo che dura anche anni. Che è anche molto labile, perché il confine tra, appunto, per tornare al discorso di prima, clandestino o regolare, è molto labile, perché queste persone entrano da clandestine, restano regolari per 2 anni e poi semmai tornano a essere clandestini. Cioè, insomma, è un discorso che ci dà anche la misura di quanto siamo impreparati ad affrontarlo. Sì, quindi, ecco, poi le reazioni sono reazioni dal punto di vista di queste persone che chiaramente noi abbiamo il dovere di monitorare e evitare che arrivino a quel punto lì. Ecco, insomma, sì, l'unica cosa, diciamo, positiva di tutto questo, una delle cose, diciamo, positive del percorso, quantomeno di questi anni in cui un richiedente asilo è in procinto, appunto, di ricevere una risposta, è appunto il monitoraggio, cioè rispetto alla diversità alla vecchia migrazione clandestina, perché è veramente molto controllato, perché sa che qualsiasi cosa faccia che sgarra un po' quello che è l'iter che lui deve seguire, quindi compromette in qualche modo la sua risposta. Quindi anche lui avesse una storia a tutti gli effetti che gli dà diritto all'asilo politico, magari ad una umanitaria di 5 anni, piuttosto che se lui sgarra in questo periodo è fuori. Cioè non gli viene automaticamente in qualche modo declinato questa possibilità. Sì, ma anche il progetto di sartoria si inserisce proprio in questo tentativo. Cioè, non si può pensare che queste persone stiano ferme, abbandonate senza far nulla. È chiaro che anche una delle leve che ci ha spinti a mettere, insomma, a disposizione le nostre energie per quest'altro progetto così importante e ambizioso è proprio quello: contribuire a dare prima di tutto dignità e poi un futuro reale, tangibile. È questa l'idea. Poi, insomma, si può sempre migliorare, anzi siamo aperti anche a tanti altri suggerimenti, però ecco. Da qualche parte bisogna cominciare, ovviamente. Allora, ci sono diversi, dunque. Dottoressa Rossi, devo complimentarmi per come sapete gestire con trasparenza e serietà i richiedenti asilo, brave tutte, c'è anche questo. Poi, tra i vari messaggi, allora, vediamo. Ho cercato il laboratorio di sartoria, ma non l'ho trovato, girato tutto a Medole, Silvana, perché non è a Medole.
Allora, noi a Medole abbiamo la sede in via Roma, quindi ecco, se dovesse avere di nuovo voglia, insomma, di trovarci, intanto la invitiamo, è la via che scende alla piazza di fatto, e quindi comunque la potremmo anche accompagnare fisicamente. Di per sé il laboratorio di sartoria, che appunto ospita poi macchine e stoffe eccetera eccetera, è a Castiglione delle Stiviere in via Solferino, quindi in realtà, insomma, è anche per questo forse che la sua ricerca è andata vana. Allora, buongiorno, come fate, Piera dice, a sapere che i migranti non sono terroristi? Poi c'è un buenas dias Carla, dice, vorrei ricordare che dagli accertamenti risulta che solo una minima parte degli stranieri merita lo status di rifugiato. Non, Vanessa, non abbiamo lavoro noi perché spendiamo per gli stranieri, le cooperative come la vostra non potrebbero prendere soldi per aiutare gli italiani. Allora, facciamo anche chiarezza anche su questo, perché è aperto. Un altro, Ad esempio, il nostro progetto di sartoria sociale non ospita solo richiedenti asilo, cioè ci sono persone di Cavriana, di Castiglione, piuttosto che di Medola, ecco, quindi non ospita, e anzi è per tutti quelli che in qualche modo hanno voglia di mettersi in gioco in una maniera diversa. Certo. Devo dire che, anzi, ma questo insomma magari è una coincidenza in questo periodo, sono più i ragazzi sarti stranieri, mentre della zona sono più figure femminili che si approcciano a questo tipo di progettualità, però ripeto, è anche forse frutto della un po' la nostra storia artigianale. Per quanto riguarda il discorso invece del spendere le energie, ricadiamo sempre un po' nei luoghi comuni, cioè le risorse messe a disposizione per i richiedenti asilo non sono le risorse che i comuni mettono a disposizione per le famiglie che hanno la necessità, sono fondi ministeriali, in parte europei, che vengono dedicati come capitolo di spesa solo a quello, non verrebbero convertiti in aiuti per chi ad esempio è in disoccupazione, piuttosto che, quindi non confondiamo, diciamo, certo, le due aree diverse. Chiedono se ci si può iscrivere ancora al corso di cucito. Assolutamente sì. Quindi preparate carta e penna, sì, poi diamo le coordinate della cooperativa Olinda proprio. Sì, così poi, magari poi quando ci contattano diamo meglio anche i dettagli. Sui vostri servizi. Doriana, mia figlia che non va bene a scuola fa il classico, avete insegnanti di latino e greco e matematica? Sì. Diamo anche lezioni private insomma in accordo come progettualità appunto alle famiglie. È chiaro che anche qua c'è da mettere in piedi un progetto, cioè non si può pensare che un'ora di ripetizione di greco poi porti al risultato immediato, bisogna costruire un po' un percorso, certo. Però sì. Poi Nicola che dice, avete ancora quel ragazzo che si occupa del settore agricolo, cosa fa, si può collaborare? Chi sarà questo ragazzo? È un'altra progettualità quella che abbiamo, probabilmente qualcuno che è venuto in radio magari con noi in precedenza, è un'altra area su cui stiamo cercando di puntare, che però è un'area per ora ancora un po' come posso dire più riservata, è quella appunto della produzione agricola e della distribuzione di prodotti appunto alimentari, insomma, legati chiaramente alla frutta e alla verdura. È un progetto che sta andando avanti, attualmente ha come fulcro centro Rivarolo, che funge appunto da centro di distribuzione poi per ora nelle varie strutture e con qualche piccolo ristorante che ci sta dando fiducia in questo senso. Il chilometro zero, sì, famoso, molto zero, eccetera. Allora, Francesco dice, mia figlia fa una malattia della EV, anche scrive così, proprio della R moscia, avete una logopedista, vero? Costa tanto. Anche qui bisognerebbe magari valutare effettivamente che cosa è più funzionale, perché a volte ci sono anche degli esercizi stessi che non per forza magari può suggerire una logopedista, ma poi possono essere portati avanti da un educatore e tout court, piuttosto che magari delle indicazioni anche specifiche da dare anche ai genitori. Quindi bisognerebbe capire l'età della figlia, mettere anche qui un'ipotesi di progettualità, e in questo senso, a seconda poi della strada che si percorre, è chiaramente più o meno costoso. Certo, certamente. Poi Franca, avete un consulto per avere un consulto con la psicologa, come si deve fare? Sì, contatta la cooperativa Olinda e si chiede un appuntamento con la dottoressa De Bortoli. Allora, siamo in chiusura, però prima c'è una cosa che mi piace molto anche, si parla spesso di violenza, anche oggi, purtroppo anche oggi la cronaca
racconta di violenze domestiche, purtroppo, proprio anche oggi in Italia, commessa da italiani, non da stranieri, strutture protette. Abbiamo fatto anche una puntata proprio con la dottoressa De Bortoli sulla violenza che subiscono per esempio i bambini. Sì. In questo caso possiamo parlare anche di strutture protette o per donne o per chi ne ha bisogno, insomma. Sì, noi abbiamo delle strutture protette che chiaramente sono nate un pochino sulla scia dell'evoluzione proprio del concetto di accoglienza, per come la intendiamo noi, nel senso molto più strutturata piuttosto che emergenziale, per cui ci siamo trovati a dover prestare accoglienza, che poi si è tradotta in un vero e proprio soccorso, a tipologie di migranti completamente differenti sia dal punto di vista del genere che dello storico vissuto. Certamente una cosa che mi sento di dire, che tutti dovrebbero sapere, è che le persone che arrivano in Italia e passano dalla Libia, tutte donne, bambini, uomini, hanno subito abusi, molto spesso sessuali, tutti, per cui noi ci troviamo anche a gestire da un punto di vista emozionale, da un punto di vista umano, tutta una serie poi di ricadute e ripercussioni, che il trattamento che hanno ricevuto in mesi di prigionia e torture chiaramente provocano su queste persone, sulle persone che li circondano, sulle famiglie che hanno perso completamente i contatti, semmai durante il percorso migratorio, eccetera. Quello che noi cerchiamo di fare è strutturare appunto i servizi, non solo di accoglienza, ma anche i servizi di formazione, i servizi di lavoro, sulla base poi degli stimoli che riceviamo. E le strutture protette sono nate proprio con quest'ottica, con questo intento. Sono dedicate chiaramente a minori e anche donne vittime di tratta o di violenza domestica, però anche gli uomini che insomma non beneficiano proprio della protezione, diciamo, che il sistema per come è strutturato consente, però vengono seguiti e monitorati da un'equipe di psicologi, psicologi transculturali, mediatori linguistico-culturali, supervisori d'equipe, coordinatori di area, insomma c'è tutto un sistema che cerchiamo di migliorare. Si sta anche proprio trasformando la richiesta che le prefetture fa a cooperative come noi, quindi dallo scorso anno ormai, però verso la fine, appunto la possibilità anche di dedicare delle strutture specifiche ad un'utenza specifica, come ad esempio i minori non accompagnati, è stata da una parte un'esigenza, ma dall'altra anche una specie di conquista, ecco, che ci permette di lavorare con un'utenza e in una modalità mirata, insomma. Benissimo, allora siamo in chiusura. Io ringrazio ovviamente Cristina Rossi e Silvia De Giorgi della cooperativa Olinda di Medole. Diamo le coordinate prima. Sì, noi siamo a Medole in via Roma 53, il nostro numero di telefono è 0376 780550. La nostra mail generale è cooperativa@olinda.it. Abbiamo anche un sito che è www.olinda.it, non è aggiornatissimo, ma trovate tutti i nostri contatti. Benissimo, entrambe, grazie e buon anno ancora. Grazie.